Ecco, oggi vi giro un video che sarà un po' diverso dal solito, non ci saranno le solite procedure, perché più che un tutorial è solo una spiegazione che vi consentirà di realizzare gli orecchini tricot con i rivoli da 14, come qualcuno di voi mi aveva chiesto. Ora, come è stato possibile questa diciamo, realizzazione con i rivoli da 14? È stata possibile grazie all'idea geniale di Elsa Matanga. Elsa Matanga è una creativa che molti di voi conosceranno e che ha sempre delle idee molto originali e nel video dei suoi orecchini molendini spiega che appunto aveva bisogno di un'incastonatura che fosse con 30 rocai. Dopo varie prove è riuscita a creare questa incastonatura che appunto io vi consiglio di andare assolutamente a guardare e poi di utilizzarla appunto per realizzare i tricot in questa nuova versione, che è una versione anche più piccola, perché anche il giro dell'esu ovviamente sarà poi più piccolo. Allora, cosa succede? Che in pratica lei, io ve la spiego velocemente, mentre lei la spiega con molta cura, realizza diciamo, il primo giro con appunto 30 rocai, ma che sono alternate tra Tō e Miyuki. E questa è la vera innovazione, la vera novità di questo, diciamo, suo metodo, che appunto è utile, molto utile anche nel mio caso. In ogni caso, io ho fatto una piccola modifica, cioè mentre lei dopo la prima infilata fa un giro di Tō, poi un giro di Miyuki e poi ancora un giro di Tō, sempre 11-0, e poi fa due giri di 15-0. Io invece ho fatto dopo la prima infilata un giro di Tō e poi due giri con le Miyuki 11-0 e un solo giro di 15, che ho utilizzato tra l'altro sul davanti, mentre lei li utilizza sul retro le 15 e ne fa due giri. Quindi io, senza confondervi troppo, magari vi riassumo dopo brevemente i giri che ho effettuato, però vi dico, guardate il video di Elsa perché lei lo spiega benissimo, insomma. L'unica differenza è che invece delle Tō, a un certo punto io rimetto di nuovo le Miyuki. E spero, insomma, di essere stata chiara. Poi magari vi faccio un piccolo riassuntino. Spero che Elsa mi perdoni per aver comunque anticipato quello che poi nel suo video avviene. Però tra l'altro vi consiglio di andarla a vedere perché gli orecchini molendini sono già belli, molto belli di per sé, e sono tra l'altro fatti con le Gem Duo. Quindi se volete uno spunto, andate a guardarli. Oltre al fatto che appunto questa incastonatura merita davvero, potrebbe servire anche a voi avere una base di un diverso numero di rocaie. Allora, adesso noi insieme cosa faremo? Vi farò vedere giusto la congiunzione poi tra il rivoli e il giro di Esò, che io ovviamente poi ho fatto sia con le famose Esò più sottili, che dopo una lunga ricerca abbiamo capito che in pratica anche con l'aiuto di Silvia, che sono le uniche più sottili, queste Metallic Olivine, tutte le altre rocche Esò, anche comprese altre che con la finitura metallic, sono comunque più spesse, e io appunto ho fatto la prova anche con quelle più spesse. Comunque l'orecchino riesce, quindi il solito problema, insomma, che sappiamo già, che vi ho spiegato ampiamente nel video originario dei tricot. Quindi adesso vi faccio vedere la congiunzione, però cosa succede? Che ovviamente una volta che abbiamo incastonato i rivoli con il metodo di Elsa, dobbiamo fare il giro con l'Esò. E cosa cambia rispetto ai tricot ovviamente nei quali veniva posizionato il rivoli da 16? Cambia il fatto che dobbiamo fermarci quando abbiamo 20 Esò nel giro interno e invece di 24 che sono nei tricot originari. E questo lo faremo sia che abbiamo queste Esò, sia che abbiamo le altre, queste più sottili. Quindi facciamo 20, un passaggio, diciamo, di 20 Esò per creare il cerchio di Esò. E poi andiamo adesso a vedere insieme come fissare, insomma, i rivoli, congiungere i rivoli al giro di Esò, giusto per vedere bene bene la posizione, insomma, in cui dobbiamo inserirci con l'ago. Inoltre una differenza sia rispetto ai tricot originari, e sia c'è una differenza tra la versione con le Esò sottili e le Esò spesse per quanto riguarda il giro finale. Quindi questi dettagli li guardiamo insieme. Se vi va, ci rivediamo tra pochissimo e continuiamo questa lavorazione.
Allora, come facciamo a congiungere quindi il nostro Rivoli con il Giro di Esù? Uscendo da queste due rocaille del giro interno, ci andiamo a infilare nella rocaille centrale dell'incastonatura e anche, scusate, e anche in quella che si trova un po' davanti, che poi non è altro che la rocaille che si trova proprio sopra la 15.0. Quindi in queste due e tiriamo il filo e ci troveremo così. Tiriamo il filo così si avvicina all'incastonatura, insomma, alla struttura di Esù e ci andiamo poi a infilare nelle due rocaille, appunto, che si trovano sotto l'Esù. E questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Ora, poi dobbiamo saltare la rocaille che si viene a trovare proprio sotto, vedete? Quindi saltiamo una rocaille, che è quella che si viene a trovare proprio sotto le due che stanno appunto qui, sotto l'Esù, e saltiamo una rocaille e ci andiamo a infilare. In questo caso sarà un po' più, vedete, partiamo diciamo da quella sopra la 15 e andiamo verso la rocaille centrale. Quindi saranno queste due le rocaille interessate, le rocaille in cui dobbiamo passare. Poi sempre tiriamo il filo e andiamo a infilarci nelle due rocaille sotto l'Esù. Tiriamo il filo. Di nuovo saltiamo una rocaille sottostante, vedete questa qui, e andiamo in quella successiva, saltiamo questa e andiamo in quella successiva. E anche in quella un po' più che si trova più sul davanti, quindi sopra la 15.0. Quindi due rocaille vicine e quindi poi di nuovo ci andiamo a infilare nelle rocaille che si trovano sotto l'Esù e così via. Saltiamo una e andiamo avanti fino a quando tutto non sarà ben fissato in tutti i punti che abbiamo, che sono 10 appunto in questo caso. E quindi una volta terminato questo, poi ci portiamo a uscire sopra nel giro esterno e facciamo insieme il giro esterno, perché qui c'è da vedere poi la differenza tra questa versione con le Esù spesse e c'è una piccola differenza nel giro esterno per le Esù più sottili. Ecco, una volta terminato il giro e il Rivoli è sistemato al centro della struttura, dobbiamo risalire nella parte esterna. Io veramente avrei voluto neanche, cioè, non avrei voluto neanche farvelo vedere, però giusto per non farvi saltare da un video all'altro, vi faccio vedere appunto come ripassiamo su. Una volta completato, però, se avete dei dubbi, però andate a guardare il video originario perché io qui farò tutto in maniera un po' più rapida insomma, per motivi di praticità. Dobbiamo comunque semplicemente portarci nel giro esterno e lo faremo così, ripercorrendo queste Esù che ci troviamo su, e poi la rocaille e di nuovo le Esù come stiamo facendo adesso. E non sono riuscita a passare in entrambe, sono passata nelle rocaille e adesso passo anche nelle Esù. Ecco, una volta che siamo risaliti nel giro superiore, andiamo a infilarci in queste quattro rocaille che troviamo qui. E adesso cosa cambia? Vi faccio vedere in breve. Invece di mettere, allora, nei tricot originari abbiamo utilizzato nel giro esterno una 15, due 11 e una 15. Qui in questo caso metteremo sul lago una Miyuki, cioè continuiamo con questo diciamo gemellaggio tra Miyuki e Tō e mettiamo una Miyuki, due Tō e una Miyuki. Questo in pratica dobbiamo fare, mettere sul lago, vedete la differenza tra le Miyuki e le Tō, come si nota in questo caso? Quindi una Miyuki, due Tō, una Miyuki e ci andiamo a infilare nelle quattro rocaille Miyuki successive. Ecco qua. Tiriamo il filo e quindi andiamo a riempire questi spazi e lo rifacciamo per tutto il giro e poi facciamo il cappietto come al solito, come lo fate voi e come preferite.
e se avete qualche dubbio potete andare a riguardare magari del video originario dei tricot, però voglio dire, è sempre un semplice cappietto che noi facevamo al centro di queste, utilizzando due di queste quattro, le due locai centrali di queste quattro che abbiamo su Lesù. E niente, io termino questo e poi vi faccio vedere la fine. Cioè vi faccio vedere alla fine quando saranno entrambe le coppie completate, però vi faccio vedere la versione con Lesò sottili, che poi è molto più semplice perché dobbiamo fare, adesso lo vediamo insieme. Una volta che abbiamo sistemato il rivoli allo stesso modo, il giro esterno lo guardiamo insieme, ma è ancora più semplice di questo qui. Ovviamente perché ci sono queste modifiche? Perché cambia la distanza tra questi gruppetti di quattro locali e quindi va coperta in modo diverso, insomma è evidente. A tra poco. Ecco, una volta sistemato il rivoli qui al centro, come abbiamo fatto appena adesso per l'altro, con lo stessissimo sistema, ci portiamo di nuovo su nel giro esterno, attraversiamo le quattro locai e per coprire questa distanza dobbiamo infilare semplicemente quattro locai. Questo, quattro locai Miyuki in questo caso, che vedete appunto sono tutti uguali. Questo in che caso? Solo nel caso in cui stiate utilizzando le Metallic Olive, che a quanto pare sono le uniche, ripeto, più sottili, che quasi quasi sono meno di 2,5 mm nella loro parte più spessa, che sono a questo punto un'eccezione, insomma, nell'ambito dell'ESO. Quindi solo nel caso in cui state utilizzando queste, il giro esterno lo facciamo per questa versione da 14, con rivoli da 14 mm con 4 locai Miyuki. Usciamo di qui e ci inseriamo nelle quattro successive. Nelle quattro locai successive e semplicemente tiriamo il filo. Tiriamo il filo e andiamo a sistemarci così, quindi a coprire adeguatamente questa distanza tra i gruppetti di quattro locai. Una volta terminato, anche qui facciamo il cappietto, sempre andandoci a posizionare possibilmente nelle due centrali di queste quattro. Queste proprio che avevamo già in origine, quindi che si trovano sopra l'esu con la rocaia al centro, facciamo il cappietto e mettiamo i perni. Ci rivediamo tra un po' per vedere entrambe le coppie. A tra poco. Ecco, quindi finalmente terminati gli orecchini tricot con i rivoli da 14 mm, sia in questa versione che nell'altra. Io ho messo questi perni sinceramente giusto per dare un aspetto un po' più estivo, che insomma può magari essere utile in questo periodo, perché effettivamente sono carini, poi alla fine ci stavano bene questi perni. La cosa che voglio fare è ringraziare ancora una volta Elsa Matanga, perché è veramente stato preziosissimo il suo aiuto, il suo contributo, perché effettivamente i rivoli da 16, come sappiamo, sono un po' più difficili da trovare, quindi poter fare tricot con questo rivoli da 14 magari potrà essere utile, prima di tutto a me e anche a qualcun altro che vorrà rifarli, perché poi ci sono anche più colori, più varietà, più possibilità. Vi consiglio di andare a guardare il video di Elsa assolutamente e anche gli altri, di iscrivervi anche al suo canale perché fa sempre progetti originali e veramente belli. Ve lo consiglio e vi ringrazio per aver seguito questa, diciamo, tribolata vicenda dei tricot e quindi insomma, spero che vogliate comunque farli e in quel caso taggatemi così che io possa vederli, insomma, vedere le vostre versioni. Vi saluto e vi ringrazio ancora e alla prossima.